Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Fratelli e sorelle, la buona novella in questa domenica, denominata del Buon Pastore, vi raggiunge da un luogo in cui appunto ci sono le pecore, perché Gesù paragona se stesso al pastore bello e paragona ciascuno di noi alle sue pecore. Noi gli apparteniamo, noi siamo il suo gregge, lui è la nostra guida. Lui ci conosce, noi dobbiamo ascoltarlo e lo dobbiamo seguire in modo tale che lui possa donarci la vita dell'eterno e possa proteggerci senza che nessuno possa mai strapparci dalle sue mani. Quando Gesù pronunciò le parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni, si trovava nel portico di Salomone, vicino al Tempio di Gerusalemme. In quel luogo i rabbini spiegavano la Torah, la parola di Dio, ai loro discepoli e rispondevano alle loro domande, soprattutto di carattere legale. Anche Gesù, come il buon pastore, vuole che noi ascoltiamo la sua voce, ma ci presenta se stesso come un pastore completamente diverso dai pastori a cui il popolo era abituato, così come ci presenta se stesso come un re diverso da tutti i re a cui i popoli antichi erano abituati. Per questo approfitta della occasione in cui si trovava lì vicino al Tempio, che era la festa della dedicazione del Tempio, avvenuta nel 165 avanti Cristo, quando Giuda Maccabeo riconsacrò il Tempio a Yahweh dopo che era stato oggetto di depretazione e di divisione da parte dei re Seleucidi che lui aveva sconfitto. In quell'occasione l'altare fu riconsacrato e per 8 giorni consecutivi l'olio santo brillò nella lampada a 9 bracci che il popolo degli ebrei conserva ancora oggi. In quel tempo, a dire il vero, avvenne anche un grande miracolo, perché l'olio della lampada bastava per un solo giorno. Miracolosamente durò per gli 8 giorni. Ancora oggi a Gerusalemme la luce della lampada a 9 bracci brilla ancora, e con questa luce tutte le luci di Gerusalemme, perché davvero il popolo alla luce di Dio possa trovare la strada sulla quale camminare. I popoli antichi, i regni antichi, erano i regni delle belve, come ci ricorda il profeta Daniele nel 7° capitolo del suo libro. Vinceva sempre il più forte, così al regno del leone seguì il regno dell'orso, e al regno dell'orso il regno del leopardo, e al regno del leopardo il regno di una belva così feroce che nessuno poteva descrivere e nessuno poteva chiamare. In questi regni l'uomo non valeva nulla. Il profeta Amos ci disse che l'uomo valeva come un paio di sandali. Gesù stesso, nel suo parlare, disse che a volte per le persone che ragionano con la mentalità antica, l'uomo vale meno di una pecora. Invece, davanti a Gesù, l'uomo è un capolavoro, ha una dignità immensa, è l'immagine e la somiglianza di Dio. L'uomo è colui che ha ricevuto da Gesù la vita dell'Eterno. Perciò dobbiamo ascoltare la sua voce. Ascoltare nella Sacra Scrittura è un verbo importantissimo. Nel Vecchio Testamento è ripetuto ben 1165 volte. Solo nel libro del Deuteronomio, quello nel quale c'è il cosiddetto Shema Israel, cioè Ascolta Israele, è ripetuto per più di 100 volte
e gli ebrei ogni giorno, tre volte al giorno, ripetono questa parola del Signore. Ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è uno solo. Nel Nuovo Testamento questo verbo è ripetuto 430 volte, nel Vangelo 200 volte. È davvero importante, ma l'ascolto è diverso dall'udire. Noi possiamo udire mille parole e non conservarne nessuna. Possiamo ascoltare una sola parola e cambiare la nostra vita. Questo vale dal punto di vista umano, nell'amicizia e soprattutto nell'amore, vale anche dal punto di vista spirituale. Tanti santi si sono convertiti ascoltando una sola parola di Gesù, una sola parola del Vangelo o della Sacra Scrittura. Mentre invece noi forse abbiamo letto più volte l'intera Bibbia, certamente centinaia di volte il Vangelo, eppure continuiamo a vivere come se non avessimo letto queste parole, come se non avessimo udito la parola del Signore. C'è una beatitudine che dice «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio», ma che noi possiamo riesprimere «Beati coloro che ascoltano la parola di Dio, che la ascoltano dal più profondo del loro cuore». Perché, come Dio disse a Mosè, sul monte tu non hai veduto nessuna figura, tu hai udito solo una voce. Ma sappiamo dall'esperienza umana che la voce è come le impronte digitali. La voce è diversa l'una dall'altra. E come il bambino riconosce la voce della sua mamma, come l'innamorato riconosce la voce dell'innamorata e viceversa, così noi dobbiamo riconoscere la voce di Gesù, il nostro pastore bello, allo stesso modo in cui Lui conosce la nostra voce e ci viene vicino e ci chiama per nome. Perché agli dèi dell'antichità nulla importava degli uomini. Zeus, Giove, non parlava con gli uomini e a nulla era interessato della storia degli uomini. Invece il nostro Dio è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, è il Dio che ci chiama per nome, è il Dio che ci conosce nell'intimo, è il Dio che fa storia con noi, che fa alleanza con noi. Per questo, all'ascolto della parola c'è bisogno anche della sequela. Non basta semplicemente ascoltare la parola, occorre seguire la parola del maestro, la parola del pastore, dopo averlo riconosciuto. Del resto, nella Bibbia il verbo conoscere, come tante volte ci siamo detti in questo nostro dialogo, il verbo conoscere ha a che fare con la relazione, ha a che fare con l'intimità coniugale, ha a che fare con l'amicizia. Non è una semplice conoscenza intellettuale, non è un semplice conoscere i dati di qualcuno, nome, cognome, indirizzo e professione. Questo va bene per la carta d'identità, non va bene nella conoscenza di cui parla Gesù, non va bene in questa alleanza d'amore. E del resto la sequela che Gesù ci chiede di avere dietro di Lui è una sequela verso il suo obiettivo, verso l'orizzonte, che è quello del dono totale di sé, del dono totale della vita. Perché chi vuole trattenere la vita la perde, chi decide di perdere la sua vita fidandosi di Gesù la ritrova. E proprio sulla fiducia è improntato il nostro rapporto con Gesù. Anche i leoni e le tigri dentro la gabbia sono vicine al domatore, ma perché lui c'ha la frusta in mano e le obbliga ad ubbidire. Fra me, fra noi e Gesù non è così. Gesù ci invita, Gesù ci fa una proposta, liberamente la dobbiamo accogliere. Del resto, dopo i tre verbi che indicano ciò che noi dobbiamo fare, ascoltare, conoscere, seguire, ci sono tre verbi che ci dicono cosa fa Lui per noi. Ci offre la vita dell'Eterno, ci protegge in modo tale che nessuno di noi possa morire
e ci protegge in modo tale che nessuno possa rapirci dalle mani del Padre, dalle sue mani. Ci offre la vita dell'Eterno, anche qui una differenza abissale con le antiche religioni, con le religioni pagane. Gli dei pagani erano gelosi della loro condizione e in nessun modo volevano donarla agli uomini. Quando Prometeo volle portare sulla terra il fuoco, gli dei lo punirono, lo legarono ad una pietra e un corvo gli rodeva ogni giorno il fegato, che miracolosamente ricresceva e veniva nuovamente mangiato dai corvi. Invece Gesù ci dà la sua stessa vita, ci dà la vita eterna, non una cosa che arriverà domani, ma oggi Gesù ci dà la vita dell'Eterno, la vita di Dio, perché noi possiamo avere una vita divina ogni giorno della nostra esistenza. E per questo la morte non arriverà a toccarci. Certo, noi col nostro corpo moriremo, ma siamo chiamati a vivere nell'eternità, a vivere in eterno. Lo scrittore russo Dostoevskij diceva: «Se esiste Dio, io sono immortale». Ricordiamocelo sempre, fratelli e sorelle. E poi la mano, il richiamo alla mano di Dio, quella mano con cui Dio ci ha creato, quella mano con cui Dio ha liberato il popolo di Israele e libera anche ciascuno di noi. Quella mano su cui Dio ci ha disegnato, secondo le parole del profeta Isaia. Quella mano su cui è scritto il nostro nome, come un tatuaggio indelebile per sempre. Su quella mano noi possiamo dormire tranquilli. Lo diciamo, sono nelle mani di Dio. Dobbiamo anche crederci. E allora questa domenica non sarà semplicemente, perché ce lo dice il calendario, la domenica del pastore bello, del buon pastore. Sarà la domenica in cui noi, comprendendo la rivelazione del Signore, anche in questo breve Vangelo che come un flash ha illuminato la nostra vita, noi comprendendo il messaggio del Signore possiamo seguirlo sulla strada della vita e sulla strada dell'amore. E possiamo diventarne annunciatori di un pastore così buono, di un pastore così bello, affinché l'umanità intera possa conoscere le strade della vita e le strade dell'amore.